Allora, in qualità di vice sindaco porgo i ringraziamenti alla Proloco con il nostro presidente Antonio Isabella e a tutti coloro che si sono impegnati per questa sagra. Io mi ritengo molto soddisfatta di questa organizzazione e sono il vice sindaco di questa città e ci tengo a precisare che il sindaco e anche il delegato al turismo sono assenti perché per impegni istituzionali si trovano in questo momento in comune, quindi porto anche i saluti e i ringraziamenti del sindaco. E questa sagra è per noi, io sono cittadina di questa frazione di Campora San Giovanni, quindi per noi è motivo d'orgoglio, è dal 2011 che è stata appunto organizzata sin dal 2011, nel 2019 è diventata addirittura è stata istituzionalizzata così come hanno richiesto i vertici della Proloco e quindi l'allora giunta comunale ha appunto deciso di istituzionalizzare questa sagra. Poi sappiamo anche che nel 2020, proprio a ridosso della pandemia, è stata appunto premiata come sagra di qualità. Quindi ne vado particolarmente orgogliosa, ma devo sottolineare appunto che per essere sagra di qualità è perché ci sono stati tutti i requisiti di norma che ne hanno appunto favorito la qualità, hanno favorito la qualità di questa sagra così voluta da tutti i cittadini. Questo territorio è un territorio che si è speso moltissimo nel campo dell'agricoltura ed in particolar modo nella coltura della cipolla. Sono ormai decenni che appunto imprenditori locali hanno appunto si sono con sacrificio, devo dire, dedizione, hanno appunto portato avanti questa coltivazione e per noi è motivo d'orgoglio per tutto il territorio e per tutto il comprensorio, perché avere una coltura del genere con addirittura esportazione non solo al di fuori della regione ma al di fuori della nazione, allora è motivo d'orgoglio, dicevo, perché fa conoscere il territorio, è una ricchezza per il comprensorio e richiama quelle tradizioni e quella storia culturale che è necessario tramandare alle future generazioni.